è Rosa Capuozzo, laboratorio. Laboratorio Rosa Capuozzo, cari amici, sta diventando un mistero, cari amici, sta diventando un mistero questo di Rosa Capuozzo. A me dispiace, ma gli amici pentastellati la dovevano lasciar lavorare Rosa Capuozzo. Poteva essere un grande laboratorio, quello del comune di Rosa Capuozzo, e doveva essere il fiore all'occhiello del Movimento 5 Stelle, quel comune dove si sospettavano ci fossero infiltrazioni camorristiche. E Beppe Grillo e tutto il direttorio pentastellato avrebbero dovuto dimostrare a Roberto Saviano che si può governare senza subire i condizionamenti della camorra. La si doveva lasciare lavorare Rosa Capuozzo. A me dispiace dire queste cose, mi dispiace tanto, ma c'è stata tanta fretta di chiudere il caso di Rosa Capuozzo, che invece è un caso aperto. Io non escludo che adesso Rosa Capuozzo per disperazione fra qualche tempo si possa dimettere, perché sta sopportando una situazione davvero quasi insopportabile, ma la si doveva lasciare lavorare. Si doveva dimostrare a Roberto Saviano. Lo sapete, cari amici, che è stato Roberto Saviano è stato il primo a dire che Rosa Capuozzo si doveva dimettere, è stato il primo, perché Roberto Saviano se ne intende de Camorra, e purtroppo Roberto Saviano non aveva le carte in regola per chiedere le dimissioni di Rosa Capuozzo, perché Roberto Saviano è stato condannato per copiato. Copiato, sì, è stato condannato da un tribunale italiano per aver copiato. Tre paginette di Camorra le ha copiate. E se si riesce a dimostrare che uno copia tre sole paginette, poi si può sospettare che le altre paginette, anziché copiarle, le abbia rimaneggiate, capito? Il Movimento 5 Stelle doveva far capire a Roberto Saviano e all'Italia intera che si può governare. E il laboratorio Rosa Capuozzo, vabbè, ormai è successo, pazienza, tiriamo innanzi, guardiamo avanti. Ma la mia simpatia va tutta a Rosa Capuozzo, non è mica facile governare dove c'è la mafia, la camorra, l'andrangheta, non è facile. Sarebbe stato un grande laboratorio pentastellato in comune di Rosa Capuozzo. Altro che star lì a prendere ordini da Roberto Saviano, che è stato condannato per aver copiato. Sì, Roberto, il grande, il meraviglioso, potentissimo Roberto Saviano è stato condannato per aver copiato tre paginette. Condannato da un tribunale italiano, deve sganciare tanti soldini, capito? Vabbè, cari amici, qua mi fermo, per carità, il Movimento Pentastellato sta sempre nel mio cuore, ma non sono contento, anche tra l'altro perché Rosa Capuozzo mi piace tanto. Mi piace tanto Rosa Capuozzo. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.